Buongiorno a tutti, bentrovati a questo appuntamento bello che ci regaliamo anche in questo momento. Ringraziamo anche le suore paoline che ci invitano e ci accolgono per ascoltare e darci l'opportunità di presentare il nuovo libro di Paola Peverelli. Inizierei proprio dal titolo di questo libro, Mi sono fermata con il vento. Il titolo, Paola, è certamente qualcosa che racchiude suggestioni e la storia che racconti, il senso che le affidi e in qualche modo anche le domande che hai rivolto alla tua storia. Questo mi sembra molto bello e importante e quasi un metodo anche per pensare alle nostre storie. E si rimane colpiti, iniziando proprio dal libro, dal titolo, dalla copertina, che raffigura, come potete vedere, un papavero e una ballerina, che proprio qui il titolo e il disegno di copertina ti chiedo di raccontarci un po' la storia, l'ispirazione, il senso che hai voluto affidare a questo libro. Grazie Don Rossano e buongiorno a tutti. Partirei proprio dallo spunto che ci ha offerto Don Rossano rispetto al titolo Mi sono fermata con il vento e alla copertina questo papavero e questa ballerina. Allora, intanto Mi sono fermata con il vento è l'esperienza raccontata a mo' di diario di un tempo di sosta, un tempo di immobilità che io stessa ho vissuto proprio perché per un problema ad un piede qualcosa non ha funzionato più e mi ha costretto a fermarmi, a dedicare tempo a me stessa. Questo tempo di sosta, questo tempo di immobilità che si è snodato attraverso i primi accertamenti, attraverso la diagnosi, attraverso l'intervento e quindi le corsie dell'ospedale, mi ha riportato con il ricordo, con la mente e con il cuore, a quando giovanissima ero dapprima infermiera e poi docente presso il corso di laurea infermieristica. E lì avevo conosciuto, proprio nella mia esperienza quotidiana, tanti volti, tante vite, soprattutto legate al mondo oncologico, della malattia oncologica. E quindi tornano alla mente volti e vite segnate dalla malattia oncologica e in questo tempo di attesa ho anche l'opportunità di incontrare una mia studentessa che poi è diventata infermiera ed è anche mia compagna di danza, che mi confida e mi racconta tante testimonianze che mi portano a delle riflessioni che si intrecciano a tematiche etiche, in quanto io sono docente di etica proprio in ambito sanitario, e quindi ecco che il diario diventa una sorta di balcone attraverso il quale ci si affaccia alla vita nelle sue diverse dimensioni, lette attraverso uno sguardo esperienziale ed etico al contempo. Fino all'ultima testimonianza, quella che è più toccante, questa testimonianza che mi porta nel mio tempo di malattia, mi viene portata da questa infermiera, e che porta a compimento il messaggio del libro, e leggo testualmente: di fronte alle domande umanamente insolubili, come vento cui si tenta di resistere ed opporsi, ho scoperto che è solo nel fermarsi amando, nel mettersi accanto in ascolto, nel prendersi cura di se stessi e degli altri, che si compie il lieto fine. Raccontarlo è stata la mia umile e al contempo responsabile scelta d'amore. Solo ancora una piccola nota per spiegare la copertina, che tra l'altro è la copertina di Lucia Borgesi, che dipinge le copertine dei miei libri, e io lo vedo come un segno di Dio. Lo vedo come un segno di Dio perché
è stato un po' fatto in maniera accelerata. Io ho chiesto a Lucia se poteva dipingermi il libro e lei la copertina del libro e lei l'ha dipinta senza sapere, senza aver letto il libro, senza sapere il contenuto del libro. Le avevo soltanto detto che si narrava a mo' di diario alcune esperienze di malattia, di limite, che però venivano lette e interpretate secondo la speranza e il coraggio che solo il Signore ci dona. Lei quindi non aveva letto il libro e mi ha raffigurato questo papavero. C'è un capitolo del libro che cita proprio i papaveri, perché i papaveri, come le margherite, sono i fiori da me preferiti, sono fiori di strada che dall'asfalto, quindi dal grigio, riescono comunque a ergersi al cielo in tutta la loro bellezza. E quindi c'è questo richiamo di partenza dalla terra, dalla realtà quotidiana, dalla vita di strada, verso però la luce, verso però la speranza, e insieme la ballerina. La ballerina ricorre spesso nel mio libro, ma ricorre perché diventa metafora dell'essere radicati a terra con una gamba, ma dall'altra parte avere la possibilità sempre di ergersi verso l'alto, verso il cielo, e quindi dalle situazioni quotidiane del vivere che accomuna ciascuno di noi c'è però sempre un spiraglio verso la luce, verso l'alto. Grazie. Questa cosa che dici della tensione, del tendere, dello slancio verso l'alto mi richiama un altro tema grande che da questo libro emerge ancora in modo forte, che potremmo definirlo così: è un libro che parla di fede soprattutto intesa come quello sguardo appunto rivolto verso l'alto, verso qualcosa che ci supera, non ci toglie dalla realtà, ma dentro quello che accade ci costringe a stare nella realtà con uno sguardo che ci aiuta a guardare anche oltre. E questo mi sembra bello, e proprio in questo libro emerge la figura di un Dio che si prende cura, potremmo dire così, delle persone, dell'uomo, no? Di noi stessi, degli altri. Una cura che tu definisci in un modo molto bello, con delle sfumature, no? Di compassione, di mettersi accanto, addirittura di dedicare tempo, no? Che si traduce proprio nei gesti di ogni uomo che si fa. E c'è un'espressione che segnalerei da ricordare, memorizzare, perché tu dici che il mettersi accanto è la postura dell'amore. Cioè, come a dire, se tu vuoi amare, il tuo modo di amare, di stare nell'amore, è quello di mettersi accanto. Ecco, abbiamo forse la responsabilità tutti, no? Di riscoprire questo, di dedicare del tempo gli uni con gli altri, di essere capaci di responsabilità nella gioia, dentro la realtà, anche una realtà che porta a volte a soffrire, a stare male, a far fatica, però questa è la strada, mi sembra. Ti chiedo se puoi aiutarci a dirci qualcosa di quello che in questo libro emerge, di questa dimensione, di questo sguardo. Grazie. Sì, grazie per la sollecitazione, perché mi dà motivo di soffermarmi sul concetto di responsabilità, che è un concetto molto bello, io lo insegno nelle mie lezioni di etica. La responsabilità proprio come capacità di vedere le conseguenze del mio comportamento. Responsabilità che si lega all'altro concetto di corresponsabilità. Ognuno di noi nella relazione con gli altri è responsabile di se stesso, ma anche degli altri, e il mettersi accanto ci consente proprio di prenderci cura dell'altro avendolo a cuore. Queste cose io le insegno, ma citando proprio testualmente una frase che metto all'inizio di un capitolo del mio libro di Schopenhauer,
Insegnando impariamo e io mi rendo conto che proprio dai miei studenti, dalle testimonianze che raccolgo in questo libro, anche proprio dai miei studenti, che insegnando imparo. E quando io dico loro il concetto di responsabilità e parlo proprio teoricamente del fine vita, citando proprio una psicologa che se ne occupa perché tratto questo argomento, a un certo punto una mia studente mi dice: prof, ma io nell'assistere una persona malata di tumore ai suoi ultimi giorni non ho visto queste fasi che lei ha citato, quindi di depressione, di rabbia, di paura, ma ho visto la gioia. Allora mi spiega, prof, come mai c'è la gioia? Io do una spiegazione molto tecnica, ma mi rendo conto che questa studente, riportandomi questa testimonianza, mi insegna che ciascuno di noi, proprio a partire dalle sofferenze, proprio a partire dalle situazioni di fatica, capisce che ciò che può donare agli altri, anche nelle situazioni estreme, terminali, è proprio la gioia, intesa come quella emozione bella che ci fa vivere intensamente il tempo che abbiamo. E allora dico, imparando proprio da questa esperienza, a volte noi ci avvolgiamo di tanti pensieri, ripensamenti e spostiamo la macchina del tempo o indietro o avanti. E invece, citando Sant'Agostino, ci dice che l'unico tempo che possiamo vivere fino in fondo è il presente, perché il passato è soltanto la memoria che noi facciamo in questo momento di ciò che è stato. Il futuro è una proiezione in avanti, ma ciò di cui siamo responsabili è il tempo presente. E allora possiamo, soltanto accogliendo questa lezione, vivere davvero con gioia intensamente ogni cosa che ci accade. E c'è una bellissima espressione che traggo dal libro del profeta Geremia, nella parola di Dio. Io amo tantissimo questa espressione. Dio ci dice: metterò la mia gioia nel fare loro del bene. E amo davvero tantissimo questo verbo mettere, perché in qualche modo, e poi mi avvio alla conclusione rispetto a questa riflessione, ci ricorda che come fa Dio con noi, ugualmente ognuno è responsabile di mettere gioia nella sua vita e in quella degli altri. Grazie mille. Bello questo passaggio, e forse da qui mi collego con un'altra domanda che mi sembra bella, cioè come stare nell'oggi, nel tempo presente. Tu l'ultimo capitolo del libro lo intitoli Eccomi, no? e ci riferiamo ovviamente allo stare nel tempo, allo stare davanti alle persone, allo stare davanti alle situazioni, dentro delle relazioni con gli altri, con Dio e anche con noi stessi, forse, no? E, ecco, l'eccomi è riferito al tuo stare e anche a quello che hai visto rispetto a quell'infermiera Elisabetta, che tu definisci una persona che è capace di assolvere il compito che le viene affidato. E sempre nel libro dici: raccontare, pur vistando in un passato di dura sofferenza, una storia che porti il suo insegnamento nel tempo del per sempre. Questa cosa mi ha fatto pensare lo stare nell'oggi in un tempo che si dilata, però proprio con questa capacità di dire ci sono, ci sto, no? Ti chiedo, si può dire che ognuno è chiamato un po' ad allinearsi in questo abbracciare la sua responsabilità di stare nell'oggi con un eccomi che può avere il sapore di quello che tu definisci un punto di vista etico, no? Nel senso che tu tante volte richiami questo valore, questa possibilità, si parla di etica nella vita, di fine vita, si parla in questo libro ancora di accompagnare alla morte, di stare accanto alla sofferenza, c'è un richiamo anche alla realtà dell'hospice, addirittura ripreso nella postfazione di Paolo Carboni. Ecco, ti chiedo, tutto questo come si può stare? Non è forse una scelta d'amore che si può davvero rimettere in gioco con quelle caratteristiche che mi sembra emergano di responsabilità e di umiltà?
E ultima sollecitudine che ti faccio, sollecitazione, mi sembra che emerga un elemento grande che interroga tutti, cioè la capacità di raccontare la propria storia, anche a partire dalle proprie ferite o fatiche o debolezze. Ecco, ti chiedo se puoi, così in coda, dirci cosa significa per te raccontare la tua storia e cosa può voler dire per noi poterla raccontare a partire anche dalle nostre fragilità e ferite. Sì, grazie. Questa tua sollecitazione apre un ventaglio di tante possibilità di risposta. Scelgo di rispondere leggendo qualche estratto del libro che mi sembra significativo, perché sono le domande che io posto a me stessa nella mia esperienza di sofferenza, quando a volte non riesci a mettere un perché a tutto quello che accade. E allora dico così: ma come spesso accade, quando Dio si accosta per farci intuire qualcosa, comprendo che il suo dono per me è quello di scrivere, e la scrittura si sopraeleva al vivere pur appartenendo a esso, ed è essa sola in grado di restituire i significati universali e particolari che ognuno di noi cerca e che invece a volte dentro l'azione sfuggono. Quindi per me scrivere è un po' accogliere quella che è la risposta di Dio per me e che a volte non riesco a comprendere dentro l'azione, dentro il fluire del tempo, che a volte non si riesce a fermare e che non riesco a decifrare. Scrivendo è come se in qualche modo recuperassi l'insegnamento che Dio vuole darmi e che cerco poi di condividere con gli altri. Gli altri diventano importanti, noi siamo in relazione con noi stessi, siamo in relazione con Dio, siamo una relazione con gli altri e tutte queste relazioni si intrecciano e bisogna quindi cercare di cogliere ciò che gli altri ci insegnano. E ciascuno ha la propria responsabilità in base al talento ricevuto, potremmo chiamarlo in base alla potenzialità, in base al dono che abbiamo ricevuto. Termino rileggendo alcune righe, sono all'interno di un capitolo in cui parlo di un ricordo di quando ero giovanissima, la mia prima esperienza di infermiera, quando sono andata ad assistere una persona in stadio terminale, una malata, una signora che aveva un tumore al pancreas ed erano i suoi ultimi giorni, io ero giovanissima, quindi cercavo di starle accanto. E a un certo punto mi rivolge delle domande difficili per me e vi leggo che cosa mi insegna. Ero sempre più senza parole, seppi solo sorridere. Magda continuò: vedi, potessi tornare indietro, mi fermerei di più a dedicare tempo a ciò che mi piace. È importante sostare con le cose belle, non credi? Ed è molto bello che tu ti fermi a raccogliere i fiori con i tuoi occhi quando sei sul treno per andare in università. Hai mai pensato che cosa fare di questi fiori? Dove li metti? Oh Magda, che domanda difficile, esclamai. Ti richiedo nuovamente, che cosa ti piace? Piace davvero? Mi sussurrò dolcemente Magda. E questa volta le parole uscirono da sole. Mi piace scrivere, da sempre, e non so. Certo che lo sai, profetizzò Magda, continuando poi. I papaveri che raccogli con gli occhi quando vai in università con il treno, li metterai nei tuoi libri. Diventerai una scrittrice. E mi spiegò che ognuno di noi è circondato da segni che raccoglie con cuore incantato e a un certo punto bisogna fermarsi e chiedersi che cosa fare di tutte le cose belle che entrano nei nostri occhi, nel nostro cuore, nella nostra mente e saperle trasformare creando da un dono ricevuto la missione della nostra vita. Compito di ognuno di noi è fermarsi a ricercare i segni della propria missione. Ecco. Affiderei proprio a Magda, questa protagonista del mio libro e anche della mia vita,
un po' la conclusione, certo, di questa riflessione insieme. Ti ringrazio e mi sembra già una conclusione bella che possiamo custodire e che ci ricorda il valore anche per noi ogni tanto di fermarci con il vento e provare a accogliere, a capire quello che è la nostra vita e il bello e il grande che c'è. Grazie davvero Paola, grazie a voi e l'augurio è che questo libro lo possiate leggere e vi possa aiutare nella vostra vita. Sì, volevo ringraziare anch'io ognuno di voi e in modo particolare mi sentivo di dire un grande grazie a Suor Michela Rota, che è autrice della prefazione del mio libro, e poi Paolo Carboni, che è autore della postfazione, molto, molto interessante, molto bella, e quindi ringrazio davvero queste due persone. Grazie. Grazie a tutti e buona continuazione.